Bisogna essere a chiasso prima di tutto perché c'è un motivo molto importante, si aiuteranno tutte le associazioni ticinesi, ma poi soprattutto perché sarà una giornata, scusate, di grande sport, di grande festa, di grande musica, ma soprattutto di grande solidarietà, perciò non mancate. Per i Sonora è un ritorno a Progetto Amore, un ritorno in duplice veste, sul palco e in campo per la Maratona della Solidarietà che sabato a Chiasso impegnerà ben 250 persone. Ci sarà chi canterà, chi giocherà a calcio e a 5 giorni dall'incontro tra lo Swiss Team e la Nazionale Italiana Cantanti si respira già l'atmosfera prepartita. Ci saranno attività per i piccoli, dai gonfiabili al circo, ma ci saranno anche bambini che si esibiranno con società sportivi, tornei eppure un'intera classe delle scuole elementari della città di confine che omaggerà i Modà, grandi ospiti di questa quarta edizione, con una versione toccante del singolo dell'estate della band. Poi tornerà il concorso per giovani talenti, T-Factor, le bancarelle delle associazioni che presenteranno i loro progetti e poi l'asta per aggiudicarsi la racchetta che Roger Federer ha donato all'associazione con tanto di autografo. Insomma, una giornata ricchissima e tanto intensa che farà solo da preludio ad una serata altrettanto emozionante. Il Festival del Pop, che vedrà salire sul palco decine e decine di artisti che, come i Sonora, hanno aderito al progetto lanciato 4 anni fa da Paolo Meneguzzi con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere progetti che aiutano ragazzi in difficoltà in Ticino. Sono carichissimo e voglio mantenere la tranquillità e sperare nel bel tempo, ovviamente. Mandiamo tanta energia positiva, pare che tutto stia funzionando per il meglio, anche Dio ci sta dando una mano. Cerchiamo di tirar su più soldi che possiamo per le associazioni ticinesi e diamo un pensiero anche all'Emilia Romagna che sta passando sicuramente un bruttissimo periodo. Dal profilo organizzativo la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo e visto il grande afflusso atteso sull'arco di tutta la giornata, gli organizzatori invitano ad usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere lo stadio comunale. Sembra che tutti vadano in campo così solo per giocare, ma alla fine c'è un po' di sana competizione, è giusto che ci sia. Questa volta sicuramente vinceranno i cantanti.